l'accettazione di Roberto è stata difficoltosa, anche perché ce ne siamo accorti a 2 anni, quando Roberto aveva 2 anni è stato scoperto che aveva un'epilessia focale destra con grave ritardo mentale. Il neurologo, per convincermi ad accettare questa cosa, mi disse: signora, dice, se lei accetta un ragazzo che non saprà mai né scrivere né leggere, dice, possiamo fare delle cure e tenerlo in famiglia. Io ho accettato ben volentieri questo consiglio, me lo sono tenuto, è diventata la cosa più importante della mia vita. Ho smesso di lavorare per dedicarmi a lui, per cui oggi, anziana, ho una pensione molto, molto piccola. Sono separata dal papà, che dopo 20 anni si era stancato e se n'è andato, perché quando è nato Roberto i servizi sociali non esistevano. Mano a mano abbiamo sempre di più accettato Roberto, che non era facile tenere perché era aggressivo, violento e insomma impegnava moltissimo tutta la famiglia. Quindi in qualche maniera tira, molla, con assistenti pagati direttamente da noi, con persone, un pochino con la famiglia, e allora eravamo tutti più giovani, tutti più disponibili, abbiamo tirato avanti. Poi finalmente Roberta a 14 anni è approdata all'ANFAS. Oggi come oggi posso dire che i risultati ci sono, perché Roberto sono 7 anni che, oltre al centro diurno, lavora anche, sta anche in una casa famiglia dell'ANFAS, e da quando è nella casa famiglia aveva fatto progressi prima, ma ne ha fatti ancora di più stando in casa famiglia, cioè vivendo 24 ore su 24 con suoi coetanei, e quindi siamo un pochino più tranquilli, ma siamo tranquilli in questo momento, perché non è che il futuro ci presenta un quadro dove possiamo dire va bene, finiti noi, l'istituzione si farà carico di questi figli. L'istituzione per il momento è abbastanza assente, speriamo soltanto che ci mantengano, perlomeno, ma non lo dico perché vorrei che fosse per tutti, ma che quantomeno ci mantengano questa illusione di poter morire tranquilli.